squadra e Sergio Cascella. Te lo ricordi? Chi l'hai fatto io? Allora, tu non l'hai fatto, hai ragione. Cina! Senti, la musica di Sergio Cascella. Le musiche originali di Sergio Cascella, senti. E tu c'eri, te l'hai scritto però. Scritto, poi i libri forti l'ha realizzato. Quindi fate un salto su YouTube e guardate Mistosh, il cortometraggio di Federico Regini. Buongiorno Paola. Tratto da 30 pagine di Mistosh con il grande Sergio Cascella alla musica, senti. Se un di garba e fa che cava, ascolta che la sì. La voce lui è meraviglioso. Marco Concu. Buongiorno Michela, buongiorno Moreno. Un fotografo in cerca di ispirazione. Di Marco accompagnati da Angelo, il custode notturno che porta il libri a no, ma fatto siamo in linea? sì, siamo. Stamani non c'è giornale, ma non c'è giornale perché non è arrivato, perché Anna non è ancora arrivata, ma non so, ma non c'è giornale perché Anna non è arrivata, non ci credo. Stanno cacando parecchio. Buongiorno Iris, buongiorno madre, buongiorno. Non fare il modesto, Regina, è bellissimo. Ciao, ma no, ma Anna sei andata? Addio. Ah, oggi c'è ritardo nella consegna di giornali. Forse se ci mettiamo là è meglio. Sì, potremmo anche all'ara. Ciao Laretta, come stai? Tutto bene? Capito, non fare il modesto, Regina, è bellissimo. È bellissimo, io sono contento di questa cosa qui. Io sono contento. Ieri grande acquazzone, stra disumano. Ma questo che nusce? Una grandinata disumana. La grandinata. Tromba da, tromba marina. Tromba marina l'hanno avvistata a largo. Ma bello di. Ma chi siete? Roberto Parodi. Roberto Parodi, ma chi siamo? E chi lo sa chi siamo? Roberto, io sono uno che ha la tua stessa passione. Lui è uno scrittore famosissimo di Isola d'Elba. Sì. Chi siamo? Vabbè, ragazzi, questa domanda, chi siamo? Dove andiamo e perché andiamo? No, oggi qua sono di festa, non sto di molto a fare due cose a casa. Me la gratto. Sì, insomma, la gente mi ha già fatto la lista di quelle cose che devo fare. Ha già rotto coglioni. E te ci ha detto, guarda, ci vuoi stare un giorno, un giorno sta a 10, capito? Però intanto. È arrivato anche il velino. È arrivato anche il velino, ragazzi, il velino. Ora chi sarà il velino? Ora attento Roberto Parodi, perché dall'altro la tua esperienza, Roberto Parodi è un grande motociclista che fa dei viaggi, ma l'ha vista anche su Italia 1. Sì, ho capito. È il fratello di Cristina Parodi, di Roberto. Certo. Noi facciamo, finalmente. Senti, un personaggio famoso ci chiede chi siamo. Sai dare una risposta a questa domanda? Tu? Chi siamo? Siamo tre uomini. Tre poveri sbambini. Tre uomini è brutto, perché noi siamo ancora un ragazzino. Siamo tre che poveri. Ti senti te? Un ragazzino. Di la tua moglie, se lo fa passare la tua moglie, ragazzino. Vieni. Ma chi è che ci chiede chi siamo? Roberto. Buongiorno Paolo. Giovanni. Mi dispiace che sei rimasto così. Così dovrebbe commentare le notizie. Lo sanno tutti, lo sanno. E il Bani quando arriva il giornale. Sai di Federico Regini che davanti a un. Ma Stixi chi è incazzato come una pesa? Tu non conosci. Ma dove vivi? Nell'ignoranza. Guarda perché. La si conosceva. Non conosceva. Quando ho detto Stefano Regini, Stix! Come si. Stix scrivo Stix. Ma dico no, guarda, dico no. Il mondo. Qui ci siamo. Cioè lei conoscono la Stix. Oh, Iris Gambetta, leggi un po' te. Siete due persone speciali, fede e di famiglia. Vabbè, allora se si parte. Iris, lo so, di parte sì, però. Tra le mie poesie c'è qualcosa, come diceva piacendo là. Ma il giornale? Il giornale non è arrivato stamani, no, è arrivato. Fede, ma sei di festa oggi? Stamani sono di festa, dovevi venire in banca. Sì. Da voi tu vieni ieri, porta. Cioè la sua non è una banca, è una bancarella, come disse quello. Allora, ma mi tronchi la sedia. Buongiorno, dato che siete al bar, me lo offrite un caffè. No, qui funziona la rovescia. Quando qualcuno viene alla edicola Albana offre la colazione. Grazie Calderella, grazie. Io buono. Lara, ma non il caffè a me. Fai un macchia grazia. Allora, fai un macchiato, un occhio a grazia Calderella, grazie dove. Grazie, lo prendo io per te, guarda. Io però in piedi non sto bene. No, vieni, dai, sì, vieni. Ci venire accanto. Una sciavappa. Sì, però senza giornali è brutto. È brutto, sì. Colleghiamoci un attimo sul barriere. Ci abbiamo noi, vai. Faccio io un collegamento. Fai un collegamento con il barriere. Buongiorno ragazzi, freddino stamani, sì, perché abbiamo le felpe. Sì, a più o meno anch'io ho la felpa. Io ho preso un pezzo. Però ascolta, mezz'ora qui, questo sole.
Bene, bene. Non bisogna andare a mutande un'altra volta. Bene. Dicevamo, collegiamoci con l'Erba Report, grazie allora, ai nostri mezzi tecnologici. Del nostro amico, allora, una è un abbraccio a Cristina Berti che ha avuto un piccolo incidente. Ma che ha fatto? Si è pazzoppata. Ah. Tutto infortuni. Allora, c'è la polizia infortuni? La faremo. Senti una cosa. La prima notizia è tromba. Qual è il tema di oggi? La prima notizia è tromba. Tromba marina. Daria. Tromba ma marina. Chi è? Daria. Che tromba allora, marina? Spieghiamo un attimo velocemente a Roberto Parodi cosa facciamo. Tutte le mattine da 4 anni noi facciamo una brutta copia dell'edicola Fiore, è palesemente copiata a Fiorello con le dovute solo con le distanze, notizie locali solo che noi facciamo solo le notizie di Isola d'Elba, cioè noi commentiamo il Tirreno, che è il giornale di Isola d'Elba, lo commentiamo al bar. In questo caso il Tirreno non è ancora arrivato. Ora sta arrivando il quarto personaggio piano piano, che è lì in fondo. Viene chiamato Mughini perché ha una leggera vena polemica. Questa è l'edicola del Bana Show. Poi, ora oggi non qui abbiamo anche il nostro cartello lì in fondo, se si vede. Non online arriverà tromba marina e tromba qualcuno marina. Ha detto su Facebook tromba marina la casa lei no, infatti no, ma chi è la tromba? Si dice sempre il nome, allora, questo... la peccatrice ma del peccatore e me lo più l'acqua, ma è frizzante l'acqua, è cassata, sì. È una grappa, zitto. Allora io mi bevo il caffè, grazie Roberto, grazie, io mi rubo il caffè di grazia nel frattempo. Voi intanto, se siete su internet, specialmente Roberto Marina Parodi tromba. Che è di fuori, su internet, se vai su Elba Report, che è il nostro diciamo sponsor, è quello che ci segue un po' di più, c'è un po' di notizie sull'Elba, per esempio qui c'è una bellissima tromba marina che si è verificata qui, perché da noi ci sono le trombe marine, bello, altro che Irina. Poi abbiamo, cosa è successo ieri? Grandinata all'Elba. Sì, un ediola quindi. C'è il telefono, sì. Ma i giornali più so. Sono arrivati ora i giornali. Ti presento Roberto, un altro dell'edicola Albana che è Marco Tedeschi, meglio conosciuti per Mughini, per quella leggerissima vena polemica che. Stasera ragazzi c'è Juventus Fiorentina. Stasera io e Mughini siamo alla guerra. Perché fate il derby in casa? No, no, ognuno ha le sue case. Ma anche se questi qui ce la posso anche guardare. E... qualche spazzatura di paese, no? Ma così qui. Diciamo, ecco, con qualcuno che inizia con C con e C. Finisce con O. Arriva Anna Cori. Anna Core! Sta arrivando finalmente Anna. La mitica Anna Caporali. Andiamo, mamma, sei moscia. No, è l'ultimo quello fallo che andiamo. È l'ultimo della sfila. Lei è, Anna. Come dice RTL, perché Anna. Le notizie prima passano da Anna Caporali. E in questo momento, ma guardate il tiro. Ho messo un cavo apparecchiato stamattina. Cambieremo immagine, basta con questo muso nero di Styx. Piazzale da Laggio. Ma che ci fa vedere? Abbiamo pagina, che cazzo che ce ne frega? C'è il piazzale da Laggio. Ci manca il piazzale per il soccorso, ma c'è il piazzale da Laggio. Dove gli uccelli. Baci! Sentite. La trovi la canella. Il Maremma all'uomo di Neanderthal. Il Maremma. Ci scrivevano Elba, tanto grosso, hanno cambiato sto tirino, hanno fatto un casino. Ecco, ci forte sei. Che dire cazzate. Ci sei, l'hai superato già. L'hai superato, sei arrivato allo segnale. Pensa un po', questo viene da Napoli, mi impara a leggere il giornale. Mi impara a leggere. Segna. Zitto, argomentin. Argomenti. Argomenti. Fermo, c'era l'istorico. Casino. Cioè, voglio dire, guarda come lo scrivono piccino Elba, scrivetelo grosso. Ma aspetta, eccola qui. Che casino, ragazzi. Datemi una regolata, allora. Che si stampa un giornale in questa maniera. Paci, grazie, no, Paci, voi siete fantastici, allora, grazie. Abbiamo due. Lo vedi che non è colpa mia? Non depotenzieremo i reparti di oncologia. Depotenziarlo basta chiuderlo. È come quello con c'ha munizioni, dici guarda, ti lascio la pistola. Già non depotenzieremo, potenzieremo. Comunque l'ASL garantisce la sostituzione della dottoressa che a dicembre se ne andrà. Lo ricordate la successo? Sì. Tra l'altro molto gradita qui sul posto, insomma, persona molto brava. Molto brava. In un settore delicatissimo, quello di oncologia. Se ne andava e ancora non c'era stato nominato il sostituto, sembra invece che ci sia, insomma, ci sia. Speriamo. Da più o meno che viene in Italia. Prima una
bicicletta nuova ti ho comprato per un sei caduto dal sellino e dai il naso. Cioè, parla di ospedale, no? Siamo andati dal dottore. La sai questa? Ciao Roberto, un abbraccio. La canti questa lì? È mio, è peggio. Da uno non ci sto, ma il culetto è mio perciò. La cultura, no. Ma gli altri anni giovani. Sì, ma come cazzo sei qua? Mamma mia. Quindi, lui, buongiorno Massimiliano, lui è di un'altra generazione. La settimana si svolgerà il concorso. E quindi quando c'è già il concorso mi sento di morire. Cosa? Ci sarà il concorso per affidare i nuovi incarichi dal corso. Lui è di questa generazione qui, ascolta. Sì, senti. Aspetta che c'è i 4 secondi classici lì. Di skip. Lui è di questa generazione qui, Mughini, senti, Sì, te queste sai. La tua ignoranza musicale ti mangia all'occhio. Esatto. No, sai quella. Ora è Marchetta. Chi la canta? Pasquale, non ci siamo. Sono rimandato in musica. No, morto a 93 anni, Luigi Villani. Chi era? Anni ha gestito il baroma di Piazza Cavour. L'ho letto, però non sapevo chi era. Insomma, personaggio storico. Non sapevo chi era. E poi, bellissime le parole. Anche dietro ci ha fatto la lotta. Ma anche lo andavamo a far capire perché stamani mi era stato no. Ti ha fatto la cazzottata. È l'asilo di Gigi. Il suo pensiero. Addio, qualcuno ci scrive: che tristezza che Diana non sa le canzoni. Ma mi farò perdonare. E lì la della famiglia dell'esito. Fatta nel letto. Carletto, lo sai. Una cosa importante, i libri della famiglia Maraini donati alla biblioteca. Grato, fratello di Fosco, zio della scrittrice Dacia, fondò il primo camping a Lacona. Gli eredi hanno deciso di regalare alla Foresiana parte della sua collezione. Qui ragazzi si parla di libri. Perché lei se ne sta di spazio, il signor Bernardini? Il bambino mio fa festa. Questa la ricordi? Il suo papà. Ma guarda qua, guarda, la pelle tocca. Lui. Lo sa lui! Mi scappa la pipì. La sai questo o no? Simo è bella, eh? Ah, oh, te sei la vergogna. Ma lui faceva il DJ. Ma lei? No, l'ha vista lei. Sì. Ragazzi, c'è una cosa geniale. Oh! A Procchio sarà dal 23 al 30 convegno nazionale Rebus nelle vetrine dei negozi. Se era ancora vivo Cosoli. Eraldo Frangini. Sarà la capitale dell'enigmistica italiana. Sì. Sì. Che passi nella vetrina c'è Maggiore Cosoli. Così. Ma alla fine l'ha abbordato. Ci sarà la cosa. Chi ha abbordato? Sì, non sarà la cosa canza quale sarà. Ha visto. Tanti messaggi mi ho mandato. La marea. Quindi saranno allestiti dei rebus in alcuni negozi di Procchio. Quindi ti giri e quando compri devi risolvere il rebus. Perfetto. Però è carino, Eraldo, lo ricordate? Eraldo Frangini. Eraldo è stato un grande scrittore. Ma lui è il bello, che tanti lo facevano al computer, lui era l'unico ancora che li faceva a mano e glieli mandava per fax a questi video. Che già per lui il fax era. No, lo doveva andare. Perché all'inizio mi raccontava che li mandava per posta. Poi glieli pubblicavano. Te non l'hai conosciuto Eraldo Frangini? Ma cosa deve aver il poeta di sottopunto. Questo non conosce in cazzo proprio. Io vengo qui ad acculturarmi. Ma che sei venuto a fare? C'era qualche ci dici un personaggio tuo del tuo paese? Totorino. Era di là. Gianni tutti il resto. Tutti il resto ce l'ho io. Ma questo è parte dell'istorico. Si scalda il motore. Ascolta, chiamiamo un personaggio che quest'anno non fa rally storico, una videochiamata a Floris, che è lungo. Come fa non lo fa? Allora, si è preso le ferie uguali, dice per essere in clima. Per solidarietà. Cioè, capito, per solidarietà, dice non lo faccio, ma mi faccio le ferie uguali, perché così almeno...
sento partecipi di questo rally storico. Però piamolo un po' per culo, che macchina c'hai? Che macchina c'hai oggi? Boh, ma vai veloce anche te. Allora, faccio finta non esserci. Un personaggio importante. E poi diciamo, ah, perché non ci sei? È bello perché fai il dietro le quinte in onda, Federico. E certo, dietro. No, ma metto sempre che ci risponda Floris. Vabbè, non è così. Ma in ferie pure lui. Cazzo, non lavora nessuno a questa. Siamo in ferie tutti, ma non sono in banca. Ragazzi, abbiamo faticato parecchio, basta. Sì, va. C'è anche la foto da. Da pilota. Non ci risponde mica sta merda. Ci risponderà secondo te. Non è tenore, non è tenore. No, non macchia. No, perché sai, hai detto rispondi un attimo. Bene bene lo conoscete voi, io sa, lo conosco così, però bene bene lo conoscete. Ah, Argia Scalpini dice bello, cugino mio grande Eraldo. Perché era parente, ha ragione, era parente di Eraldo lei. Ma che ha fatto l'Inter ieri poi? Scusa. L'Inter mi ha fatto perdere. Ma ha fatto perdere la schedina perché perdeva fino al 77esimo. Perché io ho visto, ho visto il risultato, perdeva 1-0, poi non lo so. No, ma ascolta, stai in triste, ti dico. Ricordati che l'Inter sarà la rivelazione. Ma vai, quest'anno. Vai. Se giocavamo ieri, oggi di che argomenti che mi sono concentrati? Calcio, canzoni degli anni 60. Fermo, parla macchi di topo allora, almeno così ci avvicino un cazzo. Ma visto canzoni, niente. Canzoni niente, calcio nulla. Topa questa cosa a te. Argomento a piacere, ci dica qualcosa. Dai, vai qua. I peli. Oggi siamo criminali. No, vai. Innanzitutto abbiate cura di far riscaldare il caldo in modo da dilatare i pori. Sì. Dopodiché cospargetevi di, questo va bene sia per le donne che per voi, cospargetevi di abbondante spuma depilatoria. Di la dimmi a me, vai. Non so di cosa è caro. Ma quelle schiume, che come la scala, funziona. Ragazzi, io i peli non ce l'ho perché sulla roccia non cresce l'erba. Cresce la muschiata. Questa la tireremo è solo la merda che cresce l'erba. Perché conciva. Perché conciva. Oppure come quelle donne, sai che quando c'è tre pannocci c'hanno i peli solo dove non si vede, che se te le smorci un po'. Certo. Riesce... Che gente hai frequentato una volta? No, l'ho visto. Che cazzo? Ho detto, ah. Ciao ragazzi, buona giornata, parlatemi del porto, io sono via e non so come è finita la questione. Il podestà cosa ha deciso? È bene, guardi, solo te. È tanto bello. Buongiorno, c'è un oggetto di discussione. C'è una causa in corso. E le cause, se ne parlerà fra 5 anni. Le cause, in Italia le cause durano. No, se ne parlerà le prossime quando saremo chiamate le urne. Ma le urne quando si lo vedete il porto tronco così, sai che va giù e ci sarà un canale in mezzo, forse. Però il podestà ha fatto qualcosa, cosa è successo? Lui ha fatto ultimamente. Lui ha fatto la revoca della concessione. E l'altra società ha fatto ricorso alla regola della concessione. Praticamente se ne parla fra una ventina. Ora voglio dire cos'è una cosa bella. Prima delle elezioni, no? Il porto, una cosa gravissima. Ormai invece va. Era uguale come sempre stato. È poi, finito, va. E ti fa specie sta cosa. È logico, no? Tutti normali. Ora dico, era vero che c'era un problema prima o è vero che non c'è più adesso? Mettici fosse un problema su un edificio come la scuola, per dirti, no? Quei giorni tutti sarebbero stati per la scuola, perché è importante la scuola. E poi finiscono le lezioni, ma i bimbi stanno sotto. No, vabbè. Il campo da calcio mi stava crollando. La mamma era sorella del padre di Aldo. Olleviti! Da 50 anni. Olleviti più. No, il muro del campo da calcio è sempre così. Vabbè, ma è che il campo da calcio non può. Se un bimbo rimane sotto una rete non c'è mia superbi. Ti rimane sotto la rete. Io l'importante il pallone è un altro argomento di cui non capisco nulla. Transennale, qui non ci potete entrare. Ascolta, giocavo a metà campo. Ora arrivo a far correre. Parliamo di pallone, è un altro argomento che. Giochiamo a metà campo, tagliamo il campo. Pallone so. Non so. Siamo non in ordine so magliette nuove, eh. Non so nulla. Non sai? Non so nulla. Non sai in cazzo. Non è che non sai nulla. Oggi siamo lunghi. Ma presto la bella, è stata carina. Guarda. Fatto 20 minuti, ma chi un ci va? Io sto aspettando persone. Che scalda, che sto motorino deve andare poi a capolivere, quindi. Ma si sta bene. Vabbè, oh ragazzi. Poi l'Andi c'ha Runza, ci siamo troppo lunghi. L'Andi. Insomma, parliamo. Quando vi siete rotti i coglioni? Pigliate stop. L'Andi chi è? È il tuo amico. Marco. Ah. Marco. L'Andi di mare. Bravo. L'Andi di mare. Sai che stamani. Marco. Sai che stamani. Sai che stamani.
sei boh, c'è sta luce, boh. C'è sta luce, c'è sta luce, c'è sta luce. Mi sembri. Il creatore ti chiama. Ecco questa bella di Mughini. Ciao ragazzi, arrivederci a tutti. Ciao Pasquale, ciao. Federico oggi in versione sportiva perché è di festa. Tre giorni. E andrà a farsi, non si dice. I peli. Non i peli. Non avrei mica comprato un altro 500. Basta. Scusa, ma 5 anni devi andare.